Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo qui per un nuovo appuntamento di Belluno Calcio in Rete. Oggi eravamo al Polisportivo per seguire la partita casalinga tra il Belluno e il Delta Porto Tolle. È arrivata una grandissima vittoria per i ragazzi di Roberto Raschi, che hanno sconfitto la squadra che ha vinto il campionato per 4-2. Io vi lascio quindi alle immagini della partita che abbiamo raccolto e le interviste a fine primo tempo con alcuni tifosi speciali e con mister Schiocchet, che ci ha spiegato un po' la vittoria dei suoi ragazzi per 2-0 a Campo d'Arsego. Inoltre vi mostreremo le immagini raccolte, le immagini dei protagonisti raccolte alla fine del match di mister Roberto Raschi, e di Simone Corbanese e Stefan Hack. Inizia la partita, terreno in ottime condizioni, giornata nuvolosa. Dopo 2 minuti, tiro cross di un giocatore del Delta, palla a lato di poco alla sinistra di D'Antimo. Al 6° minuto, tiro da fuori area di Pettarin, palla alta sopra la traversa. All'8° Corbanese tocca al limite dell'area per Adrezza, ma il tiro di sinistro della punta gialloblu viene parato facilmente da Delbino. Al 15° Pettarin penetra in area di rigore, ma il suo tiro di sinistro viene bloccato da D'Antimo. Al 18° arriva il vantaggio del Belluno, percussione centrale di Radezza che dal limite dell'area fa partire un tiro che si insacca alla destra del portiere ospite. Passa un solo minuto e il Belluno va vicino al raddoppio con dura via, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 21° straordinario gol del Belluno con dura via, che da appena dentro l'area di rigore fa partire un tiro a giro che si insacca alla sinistra del portiere ospite. Passano solo 3 minuti e arriva il terzo gol. Simone Corbanese di testa insacca un preciso cross di Mosca dalla sinistra. Fantastica realizzazione della punta gialloblu. Al 27° alto cross preciso dalla sinistra di Mosca. Corbanese in tuffo di testa anticipa il diretto avversario, ma la palla finisce a lato. Al 42° il Delta Porto Tolle accorcia le distanze, con un preciso colpo di testa di Djordjevic su azione da calcio d'angolo. L'arbitro non concede neanche un minuto di recupero e il primo tempo si conclude sul risultato di 3-1 per il Belluno. Vi lascio alle interviste raccolte a fine del primo tempo. Giampiero Perissinotto, vicepresidente del Belluno e presidente anche dell'USB, oggi ci si doveva tenere la festa dell'USB, però è stata rinviata al 19 maggio, giusto? Sì, è stata rinviata perché le previsioni davano piogge temporali, in realtà il tempo tenuto, però abbiamo preferito rinviarla al 19, quindi 19 non più allo stadio ma al campo del rugby. Vuoi spiegarci un attimo magari le iniziative che verranno fatte quel giorno? Ma le iniziative saranno dei tornei fra i ragazzini di tutte le società che partecipano all'Unione Sport Belluno, quindi rugby, pallavolo, calcio, calcetto, e probabilmente speriamo di riuscire a organizzare anche qualche manifestazione relativa all'atletica. Questo 3-1 del Belluno a fine primo tempo? Beh, bene, 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 ha fatto 3 gol bellissimi, grandi ragazzi, giocano col cuore, è forse la ciliegina, un campionato eccezionale. Mister Tiziano Schiocchet, oggi la tua squadra era impegnata a Campo d'Arsego per i quarti di finale della Coppa Veneto, un 2-0 molto, molto importante e anche una buona prestazione da parte dei tuoi ragazzi. Buongiorno, sì, direi di sì, una buona partita contro una squadra molto forte fisicamente. Anche diciamo più vecchia di noi, loro schierarono tutti i 96. Abbiamo sofferto all'inizio e siamo stati un po' fortunati, poi invece abbiamo giocato veramente una buona partita. Dopo la conquista del campionato d'Elite per il prossimo anno, arrivare in fondo a questa manifestazione sarebbe una grossa soddisfazione? Beh, io, sai, chi mi conosce sa che io gioco sempre per vincere, per cui io ci credo, insomma. Eccoci qui insieme al grande ex portiere del Belluno e del Venezia, il signor Bubacco. Allora, come giudica questo primo tempo del Belluno? Un primo tempo fin troppo bello,
in tanti anni che vengo sul campo di calcio non ho mai visto il Belluno a vincere 3-0 in un quarto d'ora. Chiaramente forse gli stimoli erano diversi, loro molto appagati, ma il bello è che il Belluno ci ha messo del suo giocando bene e meritandosi i 3 gol che ha fatto. Una grande stagione quella per il Belluno, sia per la classifica ma anche per tutti i giovani che ha fatto giocare in quest'anno. Ma io penso che sia stata una stagione proprio buona, sia a livello societario anche a livello dei giocatori, perché era prevedibile che non partisse forte, nel senso che aveva troppi ricambi, e abbiamo visto invece che andando avanti l'allenatore ha fatto buone cose e ha saputo inserire anche molti giovani e creando i presupposti per il prossimo anno. Stefano, giocatore degli allievi regionali, oggi la tua squadra ha vinto per 2-0, con un giudizio sulla partita di stamattina e su questo primo tempo del Belluno. Proprio di stamattina abbiamo giocato bene, una buona partita, abbiamo fatto che giocassero loro, però abbiamo sfruttato tutti i contropiedi e ci siamo portati il risultato di 2-0, mentre proprio del Belluno sta giocando bene. Prossimo anno ti vedremo qua magari in prima squadra? Prossimo anno non so ancora niente, prossimo anno. Piacerebbe comunque giocare qua in prima squadra con col Belluno? Sì, mi piacerebbe giocare in prima squadra con il Belluno in Serie D. Inizia la ripresa. Al 53esimo Corbanese, da posizione defilata, prova a sorprendere Delbino, ma il portiere ospite respinge. Al 55esimo arriva il gol del Belluno. Punizione dalla sinistra di Duravia, che trova tutto solo in area Corbanese, che di testa insacca il suo secondo gol della giornata e il 20esimo della sua straordinaria stagione. Al 61esimo De Petris, da buona posizione, calcia a lato alla sinistra di Dantimo. 3 minuti più tardi De Petris, da dentro l'area di rigore, calcia di sinistro, ma Dantimo in 2 tempi para centralmente. Nell'ultimo quarto d'ora, girandola di sostituzioni per entrambe le squadre, e si arriva così al 90esimo. L'arbitro concede 3 minuti di recupero. Al 92esimo arriva il gol del Delta. Dantimo stende in area De Petris e l'arbitro decreta il calcio di rigore e l'espulsione. Sul deschetto si presenta Zanardo, che non sbaglia, superando Corbanese, che aveva sostituito in porta Dantimo. Dopo la realizzazione del rigore, l'arbitro decreta la fine della partita. Il Belluno supera il Delta per 4-2 e conclude nel migliore dei modi una fantastica stagione. Simone Corbanese, Stefan Hacca, oggi per loro l'ultima partita della stagione, condita con una grande vittoria per 4-2. Simone, hai raggiunto quota 20 gol. Ci credevi all'inizio stagione? Ma inizio stagione non pensavo sinceramente di farne così tanti. Se ho raggiunto questa cifra credo sia merito della mia squadra che ha fatto tanto per me, e quindi sono contento di questo risultato. Ecco. Stefan, oggi sei tornato in mezzo al campo, una grande prestazione anche oggi. Come giudichi questa tua esperienza qua a Belluno, di questa partita ma anche dell'intera stagione? Comincio dalla partita di oggi, è una grande partita da parte di tutti noi. Abbiamo fatto una grandissima partita davanti a un bellissimo pubblico e sono davvero molto contento di aver vinto questa partita davanti al pubblico del Belluno. Il mio futuro è chiesto, no? Il futuro vediamo, perché dipende da tante cose. Vediamo per l'anno prossimo cosa deciderò di fare, se rimanere a Belluno o andare via. A me piacerebbe soprattutto per fare professionista, se ci sarà l'opportunità, e se non ci sarà rimango a Belluno ben volentieri, perché mi sono trovato davvero bene con i compagni e anche con la società. Simone, questa vittoria nell'ultima partita contro il Delta è stata forse la ciliegina su una grandissima stagione? Sì, ci tenevamo a far bene davanti al nostro pubblico e a chiudere la stagione. Ci eravamo posti un obiettivo di arrivare a 50 punti, l'abbiamo superato, credo che meglio di così non potevamo fare. Stefan, quando deciderai il tuo futuro? Possiamo dire che entro un paio di settimane si saprà qualcosa in più?
Io spero al più presto, perché anche io vorrei saperlo al più presto per poter andare in vacanza tranquillo e ricominciare carico e motivato la stagione che verrà. Ora non so dirti i tempi, perché dipende dal procuratore, dalle varie squadre che hanno fatto l'offerta, e vediamo insieme al procuratore la scelta migliore. Simone, 20 gol per un campionato di Serie D, e sono sicuramente tanti. Magari fra qualche settimana chiamerà qualche direttore sportivo, magari anche di serie superiori, dei professionisti. Cosa risponderai? Beh, se chiamerà, innanzitutto farà piacere, poi dovremo vedere le intenzioni della società. E io sto bene qui, la priorità è sempre qui, però vedremo di valutare quello che arriva, ecco. Adesso mi voglio godere la festa e voglio godermi questi 52 punti. Stefano, se dovessi cambiare squadra, cos'è un'immagine o qualcosa che ti rimarrà più impresso di Belluno? Un'immagine che mi ha impresso di Belluno è per la gente, per come mi ha accolto, perché l'ho detto anche più volte a qua Belluno, per come mi hanno accolto, per come mi hanno sostenuto i tifosi, ma anche i miei compagni, mi sono sempre stati vicino, e per me questo è stato un segno di grande responsabilità, di dare qualcosa in più in campo, e penso di averlo dato quest'anno qua al Belluno, e ringrazio ancora tutti i miei compagni e tutta la società e anche i tifosi per come mi hanno accolto qua a Belluno. Mister Raschi, è arrivata una grande vittoria quest'oggi contro il Delta Porto Tolle per 4-2, è sicuramente la ciliegina sulla torta di una fantastica stagione terminata con ben 52 punti in classifica. Sì, vabbè, i 50 punti io ritengo sia sempre importante farsi degli obiettivi, insomma, perché è sempre bello fare un passo in più, insomma. E il vero obiettivo di oggi è stato vincere una partita, fare una bella festa di fronte al nostro pubblico, e giocando del buon calcio, perché si sono visti dei gol veramente belli. Il primo tempo è stato veramente spettacolare, e nel secondo tempo ci aspettavamo una reazione un pochettino più forte da parte degli avversari, che probabilmente non c'è stata, forse hanno anche pensato al fatto che domenica devono giocare una partita importante in Coppa Italia. Però al primo tempo assolutamente avevo capito che loro volevano vincere, non sono venuti qua a fare una scampagnata, ma volevano comportarsi da prima della classe, come è giusto che sia. E noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, veloci, con quel pizzico di brio anche che è dato dalla leggerezza di sapere di aver fatto un pochettino, giocato un calcio un pochettino più spensierato, però concentrato il giusto, e quindi sono venute anche delle giocate tecniche, direi, pregevoli e interessanti, e quindi sono assolutamente contento, insomma. Diciamo che questa stagione ci sono state molte, molte soddisfazioni, e la bravura di mettere insieme questi ragazzi, e anche la bravura della società andare a prendere quest'estate dei giocatori come Duravia, H, che hanno fatto fare magari quel salto in più al Belluno, e tu poi sei stato bravo ad amalgamare bene tutti questi ragazzi. Ma guarda, Duravia è stato un piglio dell'ultimo minuto. Onestamente, lui e Galonetto sono stati due giocatori determinanti, non soltanto per la qualità che hanno, ma anche perché sono due invece di uno, che era lo sloveno, un ottimo giocatore che avevamo, che poi è andato via. Alla fine si è rivelata una fortuna. A volte io dico sempre che dove si chiude una porta si apre un portone, e noi abbiamo saputo aprirlo, insomma, e sono ragazzi che hanno dato una grande mano. H me l'hanno proposto quest'estate, me lo ricordavo benissimo l'anno scorso, mi era piaciuto molto. Giocatore giovane che a Legnago aveva giocato diverse partite, ma non era un titolare fisso. E a me questa cosa mi aveva subito ingolosito, perché per me è un giocatore di grandissima qualità. Quest'anno con molta più continuità nel gioco, in una piazza che gli dava uno spazio che merita, ha fatto molto bene, ha fatto vedere quello che vale, ed è un giocatore che difficilmente potrà rimanere in questa categoria, o se ci rimarrà, credo che lo farà solo per le difficoltà degli extracomunitari di andare in Serie C, e comunque credo che cascherà in qualche grande del prossimo campionato. Mister Raschi adesso andrà in vacanza, ma continuerà a lavorare, visto che fa l'insegnante. Fra qualche giorno o settimana ti incontrerai con la società per decidere il tuo futuro del prossimo anno. Non è una novità che per te la tua prima scelta sarebbe di continuare il lavoro che stai facendo ormai da 3 anni. Cosa ti aspetti da questo incontro che avrai con la società? Ma niente, intanto aspetto che la società concretizzi alcuni passaggi importanti, come il cambio del presidente,
e poi di chiarire e avere, diciamo così, dare seguito a quelle che saranno l'assunzione in carico delle varie figure, insomma, di direttore sportivo, confermarlo, direttore generale, quello che hanno intenzione di fare, cioè quali sono le figure professionali con le quali eventualmente bisognerà collaborare. Belluno è casa mia, però no, non mi piace che si dia per scontato, perché per quel che riguarda me, perché io faccio l'allenatore ed è giusto che questo sia il punto di partenza dal quale si guarda questa cosa, ma questo vale anche per la società, insomma la società adesso deve prendere le sue decisioni e poi eventualmente propormi quello che è il percorso che intendono seguire, poi eventualmente sta a me chiarire quello che penso. Naturalmente aspetto e per adesso non ci voglio neanche tanto pensare, perché insomma abbiamo finito oggi un qualcosa di importante, è anche giusto godersi diciamo così quel momento che è il più bello dell'anno, dove sai di aver fatto il tuo dovere, sai di aver diviso un'esperienza importante, dura, difficile, però anche tanto gratificante con un gruppo di ragazzi magnifici, insomma con una società che ha sempre dovuto affrontare i suoi problemi, perché qua le cose si fanno cercando anche di dare un occhio giustamente all'aspetto economico, che di questi tempi non è così semplice. Perciò niente, mi voglio anche godere, ripeto, il fatto di aver fatto il proprio dovere, aver fatto un buon lavoro, e poi il resto verrà. Siamo arrivati così al termine di questa ultima puntata di Belluno Calcio in Rete. Io ringrazio tutti voi per averci seguiti numerosi e ringrazio anche alcune persone che per noi sono state fondamentali per la riuscita di questa trasmissione. Io ringrazio la società Belluno che ci ha permesso di fare tutto questo, Tele Belluno che ci ha dato la possibilità di essere visti sul loro canale, e Elena Usai per i consigli e anche per la pubblicità che ha fatto nella sua rubrica di Telesport. Inoltre vi presento per la prima volta colui che ha curato tutta la parte tecnica di questa rubrica, Simone Carcagni, che è qui vicino a me. Allora Simone, è stata una bella esperienza per tutti noi. Credo sia stata una bella trasmissione da essere vista anche da parte del pubblico a casa. Io non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento, speriamo, al prossimo anno. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Maionese, maionese, maionese. Ma ti rendi conto? Vado in vacanza, sicuramente non è una cosa da poco. Allora, potete capire, io mi sono salvato con questa gente qua, cioè, vedete che casca anche. Wow.